Lo so, può sembrare una follia, ma vediamo come triggerare una qualsiasi superficie, magari in uno strumento percussivo, in questo caso in un rullante. È usato cosa? Una padella. Perché? Mi sono svegliato così. Ok, abbiamo il nostro bel suono di padella, andiamolo ad ascoltare. Ok, io adesso ne sono soltanto una perché da qualche mese ho un Audient ID14 MK2, quindi ha solo due canali. La Tascam ce l'ho posata, non mi andava di attaccarla, altrimenti avrei potuto prendere la Tascam e farvi l'esempio con più padelle, più microfoni e proprio simulare una batteria. Però per farvi rendere l'idea, diciamo, di quello che possiamo fare con dei tamburelli, dei tamburi, dei battiti su qualsiasi piattaforma, come potremo trasformarla per dire in una batteria. Allora, cosa facciamo? Ci andiamo a prendere i nostri colpi, andiamo sul nostro hit point, andiamo a prendere la soglia di colpi anche più piccoli, anche perché sotto c'è anche il click. Non dovrei averli presi. Ok, una volta presi tutti, creiamo una nota MIDI. È un rullante, quindi il rullante sarà il nostro D. Manteniamo anche la velocità di dinamica, visto che ci sono state delle dinamiche, e diamo ok. E adesso abbiamo qui la nostra traccia MIDI, che non ha un suono, ma non è un problema. Allora, o andiamo sul sample control e scegliamo un suono, oppure lo importiamo dentro il nostro instruments, va bene anche questa, e lo spostiamo. Come sentite, ha rispettato anche la dinamica. Quindi da questo è un gioco. Però se per dire che ne so, vorrei divertirvi, avete 4-5 microfoni su scheda, volete veramente creare delle percussioni, però non le avete, anziché metterle a scrivere, dovreste veramente suonarle, oppure avete una batteria vecchia elettronica in cui non avete l'attacco MIDI. Ci sono delle vecchissime batterie magari che non hanno attacchi MIDI, sono un po' giocattoli o comunque dei vecchi modelli. E magari avete, costano parecchi microfoni, anche quelli da 5-6 microfoni della Behringer, che magari con 50 euro ve ne portate a casa 8, e che vi servono soltanto per riprendere il segnale da andare nella vostra DAW. Basta fare quello che abbiamo visto con l'hit point, assegnarli a ogni nodo, ovviamente, al suo corrispondente per il MIDI, quindi sappiamo che
per dire il kick è C1, lo snare è C2, è D1 per dire, e poi lo andiamo a mettere, a importare sulla nostra traccia MIDI o Virtual Instruments, e possiamo creare una sorta di batteria, perché non ho la mia Tascam da più canali è montata, però sì, forse lo farò, è interessante perché praticamente un suono triggato, però un suono di una padella triggata e trasformata in un rullante, un gioco così di stile, un gioco che però può funzionare. Ciao.